Ciao bestioline, dopo tantissimo un nuovo video spesa. Sono stata da Lidl e ho speso abbastanza, come potete vedere, ma c'è un ma che poi vi farò vedere. Allora, vediamo di recuperare quello che ho preso. Ho preso due confezioni di funghi che ho pagato 2,19 € al pezzo, sono 70 grammi e mi servono per i cesti natalizi. Poi, sempre per i cesti natalizi, ho preso due confezioni di radicchio. Che nervoso il fatto che ci sia plastica ovunque, ma che ci possiamo fare? Le ho pagate. Vediamo. Scomparso, non sapremo mai. Radicchio. Che pezzi di stronzi! Sono appena stata inculata. C'era scritto che era scontato 1,99 euro, 3,49 euro al pezzo. Bastardi. Vabbè. Mi sono presa un trancio di salmone. Due rettangoli di sfoglia, ma se non sbaglio 59 centimetri. Poi questo tonno qua che si è aperto in maniera brutale. Sono, se non erro, 7 pezzi. Sì. Pagati, vediamo, 4,79 euro. Poi ho preso a 1,99 € la crema di marroni, io amo, ovviamente. 59 centesimi per l'insalata russa di chimica si muore. 99 centesimi il pesto. Poi ho preso questo formaggino qua che è una bomba, quello con il peperoncino e il peperone. Vi direi quanto costa, ma... Ovviamente non c'è scritto un cazzo. Parole, Elisa, parole. Poi mi sono una persona bruttissima, mi sono comprata questa pizza con gamberi, asparagi e pomodorini secchi. Tra l'altro 2 euro qualcosa ed è la pizza della Barbie. Vi faccio vedere. Però non lo so, mi ispirava, so che ho buttato 2 euro, ma non importa. Oggi mi voglio coccolare, ne ho proprio la necessità. Poi a 50 centesimi, 49 centesimi la cioccolata, 5 buste, quindi vediamo, probabilmente farà schifo, però proviamo. Poi a 1,90 € ho preso questi, vediamo, questo cocktail reale, mamma mia, e anche questa insalata esotica, che in realtà sono solo surimi con... peperoni e olive. I dettagli della vita. Poi a 1,09 € ho preso questo mix di formaggi. Poi questa tavoletta di cioccolato che mi serve sempre per i cesti di Natale. Un cesto di Natale. Adesso vi faccio vedere a 14 euro e qualcosa, non è male. Poi il fatto che non ci sia il panettone, vi dirò, per me è diventato una cosa in più, perché basta questi cacchi di panettoni dappertutto. Ma veniamo al pezzo forte, super scontata. Come pesa? A 89 euro mi sono presa la macchina da cucire nuova. Mamma mia, come sono contenta! Voi non vi immaginate neanche quanto io sia felice. Questo qua è il mio autoregalo di Natale. Non vedo l'ora di usarla, tra l'altro. Anzi, sarà meglio che mi metto all'interno lo scontrino, perché se no 3 anni di garanzia
possiamo pure dirgli ciao. Mamma mia, polistirolo. Polistirolo everywhere. Ok, vediamo. Mi dicevo questa 80 euro. E poi c'erano anche tutti i kit del cucito a 4,99 euro. Ne ho presi due. Principalmente, adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso questo qui a 4,99 euro, ha un po' di gli spilli, gli aghi. Questo qua è il gessetto, vabbè, il metro, il ditale. Questo qua per rompere gli orli con, oddio, lapsus, non mi viene in mente, oddio, non riesco più a parlare, vabbè, con la lente di ingrandimento, ecco, le forbici, questo qua per aiutarti a infilare il filo, ma principalmente io l'ho presa per gli aghi della macchina da cucire, che sono veramente tanti e di tutte le misure più o meno, quindi perfetto. E poi sempre a 4,99 ho preso questo che ha i vari elastici, la fettuccia, i due colori, e questo qua che è il quello per gli orli, invece di cucirli voi mi mettete questo, passate con il ferro da stiro e vi rimane l'orlo fatto. Certo, non regge ovviamente come una cucitura, però sempre meglio di niente. E niente, sono contentissima per la mia macchina da cucire. Adesso vado subito a spacchettarla, quindi vi saluto. Ciao!